siamo al Museo del Rubinetto, all'ultima puntata di Parole sull'acqua con il direttore Andrea Del Duca del Museo del Lago d'Orto Mottarone. Una manifestazione è andata molto bene, abbiamo superato le 130 persone circa di venerdì sera di promozione del territorio e di racconto del territorio. Come è nata l'idea e qualche aneddoto delle serate, qualche cosa che si vuole sottolineare? L'idea è nata dalla presenza appunto di contenuti interessanti promossi dal gruppo di Isole della Corrente, dal Teatro delle Selve e dalla disponibilità di questa sala all'interno del Museo del Rubinetto, che è una sala dedicata all'oggi, dalle aziende che producono rubinetti, sono sponsor del museo, ma che si presta anche a essere luogo per parlare di un passato che, come abbiamo visto anche stasera, è molto presente. Il tema è stato, in termini generali, l'acqua. L'abbiamo percorsa da vari angoli e punti di vista, a volte più tangenti, a volte ci siamo tuffati in questo elemento, che costituisce poi un momento fondamentale della vita di ciascuno di noi. Il Museo del Rubinetto racconta queste storie, ha voluto ospitare altre storie legate alle leggende, alle storie, al patrimonio antico, alla musica anche, all'arte, alla narrazione, e quindi fare in maniera con un volo leggero sull'acqua, perché il taglio è stato molto divulgativo e simpatico da parte di tutti i relatori, raccontare appunto questi aspetti e far diventare un momento di incontro anche di anime diverse. È stato bello vedere, ecco, a proposito di aneddoti, pubblici diversi incontrarsi su temi particolari magari e quindi contaminarsi, unirsi, mescolarsi come l'acqua. E quindi è un bel esperimento che siamo riusciti a mettere in piedi e che sicuramente riproporremo in futuro. Siamo qua con Tiziano Lanardi, professor Tiziano Lanardi del Museo del Rubinetto, e la domanda, visto che il tema era intrigante di questa sera, ponti e acqua, quasi un sacrilegio, ma mai solo un sacrilegio? Perché il ponte, come avevo detto, conficca, gli antichi ponti conficcavano dei pali e quindi violavano e soggiogavano l'acqua, il corso d'acqua, ed era qualcosa contro la natura, ma soprattutto perché i corsi d'acqua erano portatori di divinità che li proteggevano, e quindi il fatto di violare il corso dell'acqua voleva dire commettere un sacrilegio, andare contro quella divinità.